Si guarda la piccola bega paesana tra sindaco e parroco e non si vedono gli scempi ambientali su tutto il territorio comunale. Categorico Nerio Baratta sulla questione che ha guadagnato le prime pagine della stampa riguarda la concessione di uno spazio pubblico tra il primo cittadino di Perito Edmondo Lava e il parroco Don Marco Torraca. Io immagino che tutte e due, assieme a voi altri giornalisti, approfittate di questo momento di prima pagina per fare una riflessione di quello che sta accadendo nel nostro territorio comunale. Insomma, andate a riprendere un po' tutti i costoni, tutti gli anfratti sotto le strade, sotto i ponti, e vedete cosa c'è. Insomma, io spero che, oltre a questa cosa che a me mi fa ridere, perché penso che se uno può fare questo può fare tutto, insomma, può fare qualsiasi cosa. Stanno rovinando tutto il territorio, chi scava buche, chi fa strade, chi taglia tutto. Ora mi viene veramente da ridere questo fatto che non si nega l'autorizzazione per 3 giorni, insomma. Ma io questo non lo so se il sindaco ha concesso o meno l'autorizzazione, ma credo che la cosa sia simpatica. Domani sera, quando si farà il consiglio comunale, non lo so che cosa si diranno. Spero che parleranno anche di quello che accade in tutto il territorio comunale, insomma, degli scempi che nessuno sta vedendo. Poi la cosa simpatica è che queste cose vanno sulle prime pagine, quello che diciamo la distruzione del comprensorio, invece non se ne importa niente nessuno, insomma. Lei ha la telecamera e sa anche scrivere, e vada in giro a riprendere le cose sotto le strade, lungo i dirupi, sta sugli occhi di tutti. Io non è che sto scoprendo l'acqua calda, insomma.